Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di MathDP10. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ovviamente non vi dimenticate di cliccare sulla campanellina delle notifiche. Oggi faccio questo vlog parlandovi di un'occasione. L'occasione a parametro zero è quella che risponde al nome di Meyer. Meyer è stato messo fuori rosa dallo Schalke per comportamenti poco professionali. Lui non voleva rinnovare il contratto, ci sono stati dei disaccordi tra l'entourage del calciatore e la società. E quindi è finito fuori rosa, non parteciperà né al più agli allenamenti né più alle partite della prima squadra né tantomeno della primavera. Chi è però Maximilian Meyer? Mi devo assicurare che molti di voi che seguono il canale lo conoscano. È un ragazzo di 22 anni, classe 95, che gioca come trequartista nello Schalke 04 ormai da qualche anno, che ha partecipato alle Olimpiadi e fa parte di quella Green Generation tedesca che sta un po' rivoluzionando il mondo del calcio. Appunto, un giocatore secondo me molto prezioso e dal punto di vista economico prenderlo a parametro zero vorrebbe dire fare una grande operazione. Per questo ho fatto questo video, per consigliarlo secondo me alla Juve per essere vice di Bala. Perché dico questo? Perché Bernardeschi l'anno prossimo secondo me verrà dirottato sull'esterno, dove secondo me può rendere meglio come vice di Bala, cioè come calciatore che deve inventare la giocata, come calciatore che deve andare ad accendere l'attacco, come calciatore che può ripiegare tra i reparti. Secondo me, avere uno come Meyer che è giovane e puoi far crescere, tra l'altro di una scuola calcistica come quella tedesca che è in grande espansione, secondo me sarebbe un ottimo risultato. Non guadagna nemmeno troppo, quindi sarebbe veramente un ottimo colpo. C'è però anche il Bayern Monaco, c'è il Milan sul ragazzo, quindi dobbiamo stare attenti. Uno scoglio è rappresentato dalla volontà del calciatore di voler rimanere in Germania, perché lì ha famiglia, amici e tutto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi, cioè se conoscete Meyer, se siete d'accordo sul fatto che possa essere un buon acquisto a parametro zero, un vice di Bala, non titolare ragazzi, ma panchinaro, vice di Bala, quindi solo in panchina, panchinaro, oppure no.